Ragazzi, buongiorno a tutti per prima cosa. L'avevo detto che nello scorso video che non facevo tanti video sulla Roma, però come tutti i derby, che quindi piccolo spoiler, quest'anno tutti i derby della Serie A, e se riesco ve ne porto anche qualcuno, uno dei più importanti di Serie B, qui sul canale. Per esempio, uno dei più importanti di B potrebbe essere Crotone Venezia, credo. Boh, vabbè. Comunque, Roma Lazio. Parliamo del primo derby, tra virgolette, primo derby, cioè il primo derby importante, perché abbiamo anche visto comunque un Roma Frosinone, che comunque è un derby, però non è un derby tanto importante. Allora, che ne penso? Lazio ha giocato sì bene tutto, però a chi laziale sta guardando questo video, 71 gol a Roma, e quando te passa 3-1, vittoria della Roma, veramente orgoglioso di quella partita, ultima partita, tra l'altro il 2. Vediamo se volete piccolo vlog allo stadio Roma Vittoria Plazen. Perché sì, io ho il mini abbonamento in Champions League e quindi vi potrei fare un vlog in Roma Vittoria Plazen, Roma Real Madrid e Roma CSK, solo le partite in casa. Poi vedremo anche se andrò a qualche degli ottavi, qualche anche partita di campionato, ogni tanto ci potrà andare, e lì ovviamente registrerò qualcosa, quello che riesco comunque. Allora, la Roma è una squadra che gioca solo di tacco. E tacco, 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 tacco. Tacco, di nuovo tacco, poi tacco e infine tacco. Allora, tacco Pastore contro l'Atalanta, stavo allo stadio. Tacco contro il Frosinone, bellissimo tacco. Tacco Pellegrini alla Lazio, complimenti a Pellegrini perché ha veramente fatto una partita incredibile. Tacchi da tutte le parti la Roma, le meme con il lupo della Roma col tacco, ce ne stanno molte. In più, allora, che penso della Lazio quest'anno? Sta facendo benissimo, io non so, non l'ho fatto il pronostico, no? Ma ve lo dico, se l'avrei dovuto fare io avrei dato 1-0 Lazio, perché la Roma ha perso, ha pareggiato 2-2 contro il Chievo, ha perso 2-0 contro il Bologna, ha pareggiato 3-3 contro l'Atalanta, ha perso 2-1 contro il Milan e ha vinto 1-0 di fortuna contro il Torino all'89esimo. La Lazio, non lo so, però pure la Lazio non è che è andata tanto bene, eh? Diciamo che però mi sarei aspettato di più una vittoria dalla Lazio, ok? E invece no. 1-1 gol di Ciro Immobile. Se vedete gli assist, fra un po' ci hanno scritto Federico Fazio assist Immobile. Veramente paperata. Come in tutte le partite della Roma non può mancare la solita paperata. E Immobile difficilmente dà un'altra possibilità alla squadra avversaria. Super bomber Immobile, ha giocato bene. Però comunque un gol, secondo me quella partita l'hanno giocata 1 contro 11 sinceramente. Scusate, però, cioè, io sono comunque sportivo, però lo devo dire, loro hanno giocato un 1 contro 11, solo Immobile ha giocato, poi tipo due tiri di Luis Alberto e basta. Qualche tiro di Milinkovic, basta. Invece è anche Stragoscia, bella partita, ne ha parato un bel po' anche se facili. Allora, 71 Lulic, 71 Lulic, 71 Lulic. 71 Kolarov.
71 Kolarov e quando depassa. Punizione bellissima di Kolarov. Mamma mia, Stragoscia non se l'aspettava. Poi, se avete visto, forse poco dopo, ha ritentato da una grande distanza in più e stava per segnare. Stragoscia gliel'ha parata. Però 71 Kolarov e quando depassa. Gol dell'ex. Colui ha fatto un gol nel derby con la Lazio e un gol nel derby con la Roma. Per chi non lo sa, Kolarov ha giocato molto più giovane alla Lazio e nella stagione 2001-2002 o 2000-2001, ora non mi ricordo, forse credo 2000-2001 quando hanno vinto lo scudetto. No. Allora, non so se la Roma l'ha vinto 99-2000, fatto sta che inizio anni 2000 ha vinto Lazio e Roma gli scudetti di seguito, ha vinto la Roma prima e poi la Lazio dopo. Però credo che era 99-2000 Roma e 2000-2001 Lazio. Fatto sta che ha segnato 2000-2001 il gol Kolarov alla Roma. E 2018-2019 ha segnato con la maglia della Roma. No, mi dovevo mettere la maglia, vabbè ragazzi, mi dispiace, c'ho sta maglietta qui, però vabbè. E poi, bellissimo gol di Fazio, l'assist di Pellegrini su punizione, sì, crossando. Bel gol di Fazio, aveva una mano in fuorigioco, però, cioè, mezza mano in fuorigioco, cioè aveva mezzo braccio in fuorigioco, però c'è. Non, infatti, se l'avete vista, ha anche dato il VAR per poi andare a dire se il gol era valido o no. Il gol alla fine è stato dato a Fazio, credo verso gli 80esimi minuti abbia segnato, e in più al no, vabbè. Pellegrini, che io ho anche al Fantacalcio, bellissima partita, migliore in campo secondo me. Secondo me, migliore partita della sua carriera questa qui. Un gol e un assist. Diciamo che i fratelli Pellegrini, possiamo dirli così, hanno giocato due partite bene di seguito. Prima Luca il Frosinone con assist al gol di Kolarov, che come terzino sinistro, uno dei più forti della Serie A, secondo me, dopo Alexandre Chiesai, cioè Gulam. E anche dopo Rodriguez e basta, credo. Uno dei più forti ha segnato sia al Frosinone che alla Lazio. Due partite di seguito, due derby, quello del Frosinone tra tante virgolette, un derby. Mentre i due fratelli Lorenzo e Luca Pellegrini, due fratelli Pellegrini, hanno giocato molto bene, trovando Luca la via dell'assist contro il Frosinone, quello proprio di Kolarov, che è entrato negli ultimi minuti. Luca ha fatto un assist a Kolarov, mentre il nostro caro Lorenzo, quello un po' più, non voglio dire vecchio, perché comunque credo che uno ne ha 18 e uno ne ha 20 di anni, tipo uno 17, uno 19, non lo so, però c'è quello di maggiore età, non voglio dire vecchio perché non lo è, ha 20 anni. Quello di maggiore età invece, Lorenzo Pellegrini, anche quello più popolare tra i due, ha segnato un gol e un assist nella stessa partita al derby di Roma. 45esimo per lui, il gol di tacco, sembrano i glitch di FIFA, però vabbè. E bel gol, tacco. Era libera, se non mi sbaglio la volta, perché Lucas Leiva poi tipo ha missato male. Miss, non so per chi lo sa l'inglese, missato, è sbagliato male, e non è riuscito a prendere il pallone di Pellegrini, però tutti di tacco, ragazzi, tutti di tacco li fanno. Due Pastore e uno Lorenzo Pellegrini. Beh, sono molto felice per la mia Roma, di quello che ha fatto. Spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Non era da 3 giorni che non facevo video. Tranquilli, ora riprenderò. Forse riuscirà un altro video
Stasera, in cui parlerò del Liverpool, spoileratissimo, il prossimo video parliamo di Liverpool. Inizia l'argomento Premier League sul mio canale. Nelle playlist potrete trovare tutti gli argomenti Europa League, Champions, credo che ho messo le prediction nella Serie A. Beh, metterò anche questa... no, sì, oggi o domani, quando lo farò, metterò anche Premier League, quindi per andarlo a vedere tutti i miei video, per andare a vedere tutti i miei video di Serie A, di Champions e di Europa League, potete avanzare dalla playlist che stanno, credo, alla destra dei video per vedervi tutti i video di questi argomenti. Va bene, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like, condividete quando vi iscrivete. Attivate la campanella che sta alla destra del tasto iscriviti. Io vi saluto. Un abbraccio a tutti e ciao!